Nome: Alice. Giulia. Caterina. Soprannome: Drago. Angie. Ali. Come vi chiama durante la presentazione Adriano al Palaio Amai? No, dai. La guerriera senza paura. Piccola clava. L'allegro chirurgo. L'abbiamo deciso. Anni: 20. 19 da ieri. 19. Ditemi un vostro pregio. Pregio. Boh. Normale. Normale, tu. Boh, io sono sempre felice. Sì, è vero. Sono troppo gentile. Un difetto invece? Mi sembra che sia anche un difetto, dai. Io sono molto testarda. Anch'io sono testarda. Troppo orgogliosa. Orgogliosa. E poi la cosa che vi piace di più fare? Mi piace fare tante cose, diciamo. Una. Un hobby. Fare immersioni. Oddio, andare in vacanza, che sarebbe una cosa. Guidare la macchina. È vero. No, è vero. Avete abitato insieme, vero? Voi due, Giulia, Angelina e De Grazia. Purtroppo sì. Quanti anni, quanto tempo? Due anni. Chi aveva il potere del telecomando? Non guardavamo c'era la televisione. Il peggior difetto di Giulia? Il peggior difetto? Puntigliosa. Se la prende per delle cose stupide. Lei faceva di tutto per irritarmi. È gelosa, Alice. Ti piacerebbe. Alice, sì, a volte se la prende un po' troppo. Certo. Troppo. E Angelina, vive in un mondo tutto suo. È il mondo, mondo felice di Angie. Il mondo felice di Angie. Ricambiate. Allora, Caterina. Allora, è molto intelligente, troppo. Difetto, Alice, aiutami anche tu, però. Difetto. Ogni tanto vedi che se la prende per qualcosa, no, che non difetto. Capisci cos'è, gli viene la faccia strana. Ogni tanto dal mondo felice che cerco di trasmetterle va nel mondo psicopatico. Psicopatia. Colore preferito? Arancione. Azzurro. Rosso. Materia preferita a scuola? Biologia. Dipendeva dall'anno, dal prof. No, è vero. Fisica. L'università che state facendo adesso qual è? Ingegneria gestionale. Scienze della comunicazione. Medicina. Che genio. Animale preferito? Il cane. Il gatto. Io e il mio micio, sì. Micio. Programma TV che vi piace guardare, magari assieme, se capita l'occasione. Magari qualche serie TV ogni tanto. Big Bang Theory. No, cos'è che guardavi? Il Trono di Spade, tu? No, poi ho letto i libri. Ma guarda, io l'unico che guardo in televisione sono i programmi stupidi di real time. Chirurgia estrema, insomma, la televisione, questo è il top delle serate. Sì, sì, questo è. Libri preferiti? Il Codice da Vinci. Non leggo. La morte di Vanilic. Avete sorelle e fratelli? Che rapporto avete con la famiglia? Io ho un fratello, fa il maestro di snowboard e gli voglio tanto bene. E una sorella che vive ad Arezzo. Io ho un fratello che gioca a calcio. Fino a un anno fa ci litigavo tantissimo. Adesso sto... È più alto di te. Devo andarci con calma adesso. Si sta diventando grande, cucciolo. Io ho un fratello più grande che è il genio della famiglia, quindi. Ma sei tu il genio? No, lui è più genio, più genio. E passatempo nel tempo libero? Quale? Poco. No, che sto cadendo a dormire piuttosto. Il mio passatempo preferito? Studiare. Forse sì, a studiare. Cioè non è un passatempo, però mi diverte, imparo tante cose nuove. Sì. Io da grande ci curerà tutte. Soprattutto quando trova le nostre malattie. Anzi, perché io studio i loro casi, cioè tipo Angelina c'ha un pezzettino di collo che non sente. È insensibile, lei mi metteva le forchette nel collo e non sentivo niente. Poi tipo, non so, per esempio Carsa diventa molto rossa sulle guance, no?
quindi sono andata alla ricerca di quello che potrebbe avere, però in realtà sono tutte cose brutte, quindi spero che non ce le abbia. Cos'è che era, lupus? No, era... Caspita, non mi ricordo. Vabbè, insomma, tipo era una sorta di anemia un po' particolare. Vabbè. Beh, l'unica cosa che non riusciamo a capire sono che problemi ha Alice De Gradi, che è un po' psycho. Ti piacerebbe. L'ultima cosa, da grandi, cosa volete fare? Il medico. Io non lo so ancora. Idem. Cosa facciamo? Ci salutiamo in che modo? Dite qualcosa alle altre due. Sono felice di aver ripreso questo percorso con voi, lasciato al giovanile. Io sì, anche purtroppo. Io l'avevo ritrovata in una veste diversa. E anch'io sono contenta e vi voglio bene. La lacrima. Scusate.